Allora, con Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia, i due protagonisti di Gris, Sandy e Danny. Ragazzi, che tipo di responsabilità sentite? 22 anni di allestimenti, un musical che è entrato nella storia. Tanta, perché sono tanti anni che questo spettacolo va avanti, tante persone diverse e il pubblico giustamente esigente vuole vedere la storia che sta andando avanti da tantissimo tempo. C'è una grande aspettativa, aspettativa perché abbiamo un pubblico che paga per vedere lo spettacolo, ma anche noi ci aspettiamo molto da noi e quindi la responsabilità è grossissima, noi cerchiamo di fare il meglio ogni sera. Voi rappresentate una generazione diversa da quella di Danny e Sandy, gli anni 50, quindi una diversa concezione della vita, il modo di pensare, il modo di vestire, tutto. Che tipo di difficoltà avete trovato, oppure nessuna difficoltà per impersonare questi due ragazzi? Ma secondo me la difficoltà è stata quella di appunto ritornare in un'epoca che noi non abbiamo vissuto, quindi abbiamo solo immaginato, perciò magari chiedere ai nonni, chiedere alle persone o ai genitori che magari hanno vissuto insomma questi anni, e è stato un po' la difficoltà secondo me è stato dire eliminiamo tutta la, diciamo, i social, tutte le, come funzionano ora le relazioni, no? E quindi tornare a una semplicità che noi in realtà non conosciamo. Difficoltà che perlomeno dal mio punto di vista mi è piaciuta, cioè una difficoltà. Sarà che forse io non sono social, non sono e quindi abbiamo portato in scena quello che attualmente c'è poco, quindi il dialogo, il confronto un po' umano, diretto. Quanto vi sta dando questo lavoro? Tanto poi debutto per entrambi come protagonisti in uno spettacolo così, con la compagnia dell'Arancia, Gris, capito, un colosso, quindi io non immagino già finito il tour, i pianti, capisci, quindi io non mi pronuncio in quindi è una gioia cioè, l'ultimissima, quanto vi state divertendo? Tanto, ogni sera escono di tutti i colori. Sì. Ma dovete venire a vederlo per capire meglio. Certo. Ragazzi, bisogna vederlo. Ragazzi, in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie. E la parte dell'altro.